devi da bene, da là. Il mio malessere è il seguente. Può un sistema nervoso essere innamorato ugualmente di colui che l'ha corcata di botte, e cioè a Luda Oreste? A mente fredda penso che lo odio, giuro di mai più rivederlo, ma so che mento a me stessa. Ora mi spiego. L'altro, il secondo, Nello, mi appaga sia sul piano umano che su quello dei sessi. Ma poi il ricordo del primo, Oreste, prende il mio sopravvento e io mi ritrovo a desiderare proprio colui che mi ha menato in un'insonnia notturna che non mi fa dormire. Devo parlare dell'infanzia, vero? Parli dell'infanzia. Ho fatto la biscelletto fino a 2 anni e mezzo, poi non più. Nel vitto sono sempre stata di gusti semplici. Pasta asciutta, spezzato con patate, contorni vari, frutta secca. Lasci stare il vitto. Sogni ricorrenti. Io mi sogno sempre le spoglie ammenute insieme a tanta gente e cima un cornicione. Indizio di insicurezza. Gli indizi li dico io. Ma allora io che dico? Quello che vuole, parli, parli. Vabbè. A 25 anni, prima esperienza completa a Torvaianica. E poi quasi più nulla fino al grande amore, Oreste, che è Ariete e c'ha l'ascendente su me che sono Scorpione. Il che non è rilevante. Lasci stare l'oroscopo. Ecco, lo sapevo. Leggo parli, un po' di parli. Tutto. Selezione e fumetto. Studio anche in inglese. Ma dottore, io ho il numero 2. Parlate. Parlate tra voi ad alta voce. Terapia di gruppo. Parla, Cerioni. E sto a parlare. Come gli stavo dicendo? Quando ero innamorata del poro papaccia avevo sempre un gran mal de panza per via del senso della colpa. È il mio tormento. Devo uscire da questo bivio angoscioso, da queste sturbe psichiche. Dottore? 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 Parli, parli. Sì, le stavo dicendo, ma di che natura è il mio male? Ho avuto un trauma? Sono sotto shock? È un disturbo neurovegetativo o è perché sono mignotta? Lasci stare i termini scientifici. Il suo malessere dipende essenzialmente dal fatto che lei si ritiene un caso unico e disperato. Invece, amando due uomini, lei oggi come oggi è al di sotto della media. Si distragga. Non pensi così ossessivamente a quel Nello e a quell'Ernesto. Oreste. Torni giovedì. Grazie. Intanto le prescrivo qualcosa per dormire. Ho fatto proprio bene a venire. Lei mi ha ridato la serenità. Grazie, dottore. Grazie mille. Oh, Adelaide, è tornata Adelaide, tentato suicidio. Bene, bene, ciao Adelaide. Come ti senti stamattina, Cocca? Quando che manca la volontà di vivere, la scienza è impotente.